Eccolo Steve Lomai, ragazzi, ragazzi quanti carichi in batterzina nel canale, un altro bel video insieme, ovviamente affranti per quello che è successo ieri, ma allo stesso tempo anche un po', tra virgolette, contenti, perché almeno c'è qualche speranza di eliminare questo parassita che è ancora sulla nostra panchina e sembra quasi che dovrebbe succedere qualcosa in poco tempo, perché non è ancora certo, l'hanno detto anche in tanti esperti di mercato, ma anche alcuni giornalisti che sono pappa e ciccia con la diligenza. Che potrebbe succedere qualsiasi cosa in ogni momento e potrebbe arrivare l'annuncio dell'esonero. Quindi vediamo un attimo, io qualche argomento ce l'ho, qualche fonte mi è arrivata, appunto vi farò questo video. Contento di riabbracciare Niluccia, che anche lei aspettava di tornare, e quindi ringrazio tutti quanti, benvenuti in casa di Romagna, che vi abbraccia fortissimo, e un altro ringraziamento speciale a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore. Allora, come vi stavo dicendo, Allegri ieri ha fatto anche diversi errori gravissimi che hanno evidenziato la sua incapacità di allenare. Quindi non è soltanto un discorso di mancata preparazione, si gioca ogni 3 giorni, ci sono gli infortuni e tutta questa serie di scusanti. Lui ha fatto degli errori clamorosi in sostituzione, analizzati e sottolineati anche da Di Maria, che nell'entrare in campo ha guardato Milik come per dire: ma che cacchio sta facendo questo ameba? Perché doveva dirlo, ameba in panchina. A me, togli e te, che sei l'unico che sta facendo qualcosa e con te magari possiamo riuscire anche a pareggiarla. E Kostic, cioè, spiegami il nesso, avrà voluto dire. Infatti, questa reazione qua di Di Maria ha voluto sottolineare ancora una volta che c'era stata quella scaramuccia tra Allegri e Di Maria. C'era stata e come? Perché Allegri lo mette in campo mezzo infortunato, secondo voi, per ribaltare una partita? Dai, ma in che mondo viviamo? È ovvio che c'era qualcosa che non andava, c'è una rottura gravissima da parte sua nei confronti di Allegri, ma non solo sua. Se fosse solo sua, andremmo anche abbastanza bene. Lo spogliatoio è tutto contro, è evidente la cosa. Cioè, la squadra cosa fa? Gioca i primi 10-15 minuti, dove trova anche il gol, tra l'altro, molto bello, sempre su palla inattiva, e poi smette di giocare. Perché? Perché la squadra dice: noi facciamo vedere che da soli possiamo vincere le partite e schiacciamo qualunque avversario. Poi non ce ne frega niente, noi Allegri lo vogliamo fuori dalle scatole e smettiamo di giocare. Come forma di protesta, è palese la cosa, ma lo vedi anche negli occhi di Milik, assetato di sangue, cioè lui non vedeva l'ora di vincere, di fare il meglio. Ovviamente c'è qualcosa, ragazzi, io come vi dicevo, c'è una specie di congiura, una specie di piano architettato da Rivabene e Nedved in prima persona per mandare via questo parassita, chiamiamolo parassita, ok? Che continua a succhiare come una sanguisuga 7 milioni all'anno. E quindi anche le parole di Rivabene al tifoso di ieri, che ha detto: vogliamo Zinedine, Zinedine, e lui lo pagate voi il prossimo allenatore? È una battuta come per dire: cioè mi sto grattando il collo, è Allegri che mi prude, non riusciamo a toglierselo di mezzo. Questa è la spiegazione tradotta, no? In poche parole. Ovviamente è difficile perché quando tu fai un contratto a 4 anni all'allenatore, o si dimette lui, oppure se lo cacci devi controllare al pelo tutte le postille del contratto. Perché questo qua ti può fare causa. Comunque Allegri sarà l'ultimo arrivato, mezzo decerebrato, non sa allenare, però sicuramente ha un team di protezione a livello di legali, di avvocati, soprattutto anche di giornalisti che lo difendono. E quindi da questo punto di vista la Juve deve aver messo veramente delle postille nel contratto, per dire: può essere esonerato soltanto dopo l'ottava nona giornata, se lo esoneri nel secondo anno devi pagare solo 7 milioni, oppure devi pagare tutti i 14, insomma, o 21. Bisogna un attimo vedere come funziona la cosa, perché con Sarri noi pagammo un anno quando lui allenò, gli pagammo anche il secondo perché era per contratto, e poi il terzo riuscimmo con una piccola, mi sembra, parcella, non mi ricordo che cosa, tipo una sorta di bonus, come si dice, una penale da pagare, a non pagargli il terzo anno. Quindi con i contratti bisogna stare molto attenti. Quindi non vorrei che Elkan avesse fatto un contratto da 4 anni secchi. Gli auguro che non l'abbia fatto, perché in questo caso Allegri è veramente una spina nel fianco che ci porterà giù, ma giù nell'abisso nero, ancora più di quello che siamo adesso. Perché in questo momento qua noi, e l'ha ammesso anche quello là in conferenza, non siamo più d'Europa League. Cioè, nel senso, possiamo arrivare in Europa League battendo il Maccabi, al dir tanto. Quindi ha detto: non pensiamo alla Champions League, che quella è ormai compromessa, pensiamo al campionato. Basta questa storia di pensare al campionato, non vai da nessuna parte, non vinci neanche con la Salernitana. Noi dobbiamo ringraziare che c'è Landucci a Monza, perché
perché forse abbiamo qualche possibilità di vincere. E sono sicuro che noi vinceremo 3-4-0 a Monza, a meno che non faccio la partita della vita e lì comunque anche Landucci, che non allena mai, si trovi un po' spiazzato. Però secondo me vedrete che con Landucci i giocatori giocheranno come sanno giocare tutta la partita. Ve lo scrivo, ve lo metto adesso, potete anche firmarlo, che succederà. Perché la squadra è tutta contro l'allenatore, loro stanno puntando a mandarlo via. E ripeto, vi faccio sempre l'esempio di quando giocavo io a basket. Avevamo un allenatore che aveva vinto la B1 e aveva portato una squadra in A2. È venuto ad allenare la C1, ok? Per portarci in B2 facile. Avevamo dei giocatori straordinari che avevano fatto l'A2, la B1, la B2, tutti i giocatori di fascia più alta. Quando si sono accorti che l'allenatore a loro non piaceva, cosa hanno fatto? Hanno vinto 3 partite su 8 apposta per farlo cacciare, perché quelle 3 partite lì non potevano perderle, perché sarebbe stato palese che, insomma, andavano oltre l'immaginabile, perché erano proprio squadre scarse. Ma le altre 5 le abbiamo prese in maniera scandalosa anche in casa, pur di mandarlo via. E alla fine i giocatori proprio sono andati dal dirigente a chiedere l'esonero dell'allenatore. Ben pagato, perché un allenatore che faceva la B1, che viene a allenare in C, prende un bel po' di soldi, parliamo di 2.500-3.000 euro. Cioè, comunque nel basket i stipendi sono molto più bassi che nel calcio. Quindi c'erano tutti i giocatori di livello. Questo per farvi capire che quando i giocatori si mettono in testa che vogliono mandare via l'allenatore, fanno una corazzata, una scorribanda, un ammutinamento totale. Ed è questo che sta succedendo alla Juve. La dirigenza deve capirlo, e se no sarà rea di non averlo visto. Devono capire che i giocatori ci sono, la rosa è forte, ma sta decidendo di non giocare, pur di non dover dare i meriti a questo qua. Perché Allegri si prende i meriti, questo è il problema grave. I giocatori non vogliono starci, non vogliono accettare che un non allenatore si prenda i meriti delle vittorie. Ecco, quindi ripeto, finendo il video per non farlo troppo lungo, i candidati numeri uno alla panchina della Juve sono, in cima alla lista, Zidane, prescelto totale. Okay. Poi abbiamo De Zerbi perché è low cost, quindi con 2 milioni è svincolato, te lo porti via. E ripeto, anche se tu devi pagare 7 milioni ad Allegri per altri 3 anni, tu paghi 2 milioni in più per De Zerbi per 3 anni, qualsiasi siano i risultati, perché peggio di così non puoi fare. È come se pagassi 9 milioni ogni anno all'Allegri. Quella è l'ipotesi migliore in cui la società Juventus non svenerebbe le casse, perché comunque Allegri esonerato non prenderebbe il bonus, prenderebbe i 7, ma il bonus lo prendi solo se arrivi quarto, quindi lì non ci piove. Ecco, invece Zidane devi pagare extra per lui, così come Pochettino. Sono questi tre i candidati principe per la panchina. Di quello che piace più ovviamente Zidane, però se, ripeto, l'unico modo per esonerare questo soggetto è mettere De Zerbi, lo voglio oggi o domani, lo voglio già da noi, pronto per andare a Monza e saccheggiare lo stadio. Ecco, questo è quello che mi sento di dire, ragazzi, le fonti sono queste, purtroppo niente di più, confermate anche da Sport Mediaset, e potete controllare. Sky invece dice che non rischia l'esonero, ho visto Momblano che comunque è molto convinto che ci sono tante possibilità di vederlo esonerato, così come Sport Italia. Ci sono comunque tanti che lo dicono, calciomercato.it, ne potrei citare veramente tanti, però diciamo l'emittente che fa più testo è Sport Mediaset, perché quando loro parlano di queste cose vuol dire che qualcosa c'è. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio da me e da Nila che oggi c'è e vi saluta tanto. Ciao a tutti!